Amici di Tefi Vintage Lab, Andrea Teis Damiani vi dà il benvenuto a questo nuovo video. E vi saluta anche Emanuele Fifi Placidi. Oggi è domenica e noi ovviamente del duo Tefi non ci riposiamo, ma siamo in compagnia dei nostri strumenti vintage da riparare. E abbiamo appena finito la riparazione di un bellissimo Dynacord Echocord Super 62 che aveva bisogno di un bel po' di cure, sia nella parte meccanica, dove abbiamo sistemato tutto il sistema di pulegge, il pinch, abbiamo dovuto sostituire il pinch roller, e sia nella parte elettronica, dove causa la mancanza di tarature per ottimizzare la risposta, siamo dovuti intervenire con delle reti per compensare il problema delle ripetizioni rarefatte. Allora, analizziamo subito il funzionamento. Abbiamo tre testine di registrazione, quindi corrispondono a tre differenti ritardi e due velocità impostabili sul motore. Analizziamo adesso la velocità lenta, che è descritta come adagio, con la testina 3. Una sola ribattuta, quindi avere un effetto eco vero e proprio. Possiamo quindi aumentare il numero di ripetizioni. Possiamo mandarlo anche in feedback. Passiamo ad analizzare adesso la testina numero 2, quindi un ritardo minore. La cosa interessante è che possiamo anche miscelare le testine, ad esempio possiamo utilizzare la 2 e la 3 insieme. Si possono creare quindi degli effetti di ripetizione molto interessanti. Passiamo sulla velocità più alta, ovvero il presto. Sostanzialmente diminuiscono ancora di più nel rapporto delle ripetizioni. Se vi piace il rockabilly, utilizzate la modalità più veloce che è il presto in combinazione con la testina 1. Non sono Brian Setzer, ma spero di aver reso l'idea con questa schitarrata, diciamo così. Il video è terminato, ci vediamo al prossimo strumento. Ciao a tutti, da Emanuele. E da Andrea.